Da circa un anno per l'emergenza coronavirus sono molti gli italiani che lavorano in smart working ed è facile che, come direbbe il poeta, per addolcir l'amaro si ricorra a svariati piccoli snack nell'arco della giornata. Questo ha portato in moltissimi casi ad un aumento di peso, con la comparsa, anche in quanti erano solitamente attenti a ciò che mangiavano e alla loro linea, della cosiddetta pancetta. Cosa si deve fare per cercare di rimanere in forma? L'abbiamo chiesto a Monica Germani, medico nutrizionista che ha seguito con successo anche la cantante Noemi, tra i protagonisti dell'ultimo festival di Sanremo. Innanzitutto, quando siete magari al tavolo e lavorate, cercate di fare dei piccoli esercizi con le gambe per tenervi in movimento. Ogni tanto alzatevi, anche se dovete passeggiare dentro casa, ma non avvicinatevi al frigorifero. E poi cerchiamo invece di darci dei piccoli programmi giornalieri e prendete magari un diario e datevi degli obiettivi che possono essere anche di cibo. Cerchiamo di contenere il numero di volte in cui mangiamo, magari diamoci più spuntini perché la noia ci porta a mangiare di più, ma creiamo dei pasti light. Il consiglio che vi do è invece di sgranocchiare, cerchiamo di camminare almeno 10-15 minuti. E con l'alimentazione cosa possiamo fare? Il mio metodo è il Meta Experience, è diverso dalle comuni diete perché è un percorso a 360 gradi. Guardiamo l'aspetto clinico, l'aspetto fisico, l'aspetto psicologico e quello nutrizionale. Il focus principale è la gestione delle emozioni correlate al cibo, quindi la modalità con cui si introduce il cibo quando siamo un po' giù di morale. Io personalmente mi attengo a queste linee guida, ho imparato ad ascoltarmi, ho imparato ad ascoltare quello che la mia testa e il mio corpo mi chiedono in un certo momento, assecondo il mio corpo, sempre nelle giuste dosi, e se talvolta voglio concedermi la quantità superiore, il recupero come dovremmo fare tutti per mantenere il peso.